Comunque questo è. Fine. Il cavolo rosso è un'altra di quelle verdure che non si sa mai come farle. Lì al supermercato costano anche poco, però non lo tiriamo mai su perché e poi che ci faccio? Faccio vedere una ricetta facile e veloce. Tra l'altro si possono fare molte ricette, se volete le possiamo fare. Nell'ultima ricetta del cavolo che ho fatto ho notato nei commenti che c'era un po' di confusione, quindi chiariamo un attimo sul nome dei cavoli. Allora, il cavolo, cioè il cavolo verza, che è quello tutto arricciato, quello che ha la buccia tutta bucciardata, cavolo verza, riccio. Poi c'è il cavolo cappuccio bianco, che è quello uguale a questo ma è bianco, poi c'è il cavolo cappuccio rosso, poi ci sono quello cinese, ce ne sono altri, però i tre principali sono questi qua. Ecco, perché qualcuno ha fatto il cavolo bianco e ha detto no, quella è una verza, no, la verza è quella riccia. Insomma, dai ragazzi. Questa ricetta del cavolo marinato si può fare con qualsiasi tipo di cavolo, anche con la verza. Via le foglie esterne. Queste foglie esterne sono troppo dure e sono anche brutte, ma se volete usare, hanno anche un sapore molto forte, ma se volete potete farci una vellutata per esempio, oppure le buttate nel minestrone e gli darà un bel colore viola. Tolte le foglie esterne non c'è bisogno di lavarlo il cavolo perché è un germoglio, però le foglie esterne sì, se le usate da farci la vellutata vanno lavate. Coltello lungo, per fare queste cose serve il coltello lungo e anche abbastanza robusto. Centriamo la metà della radice sotto e tagliamo a metà. È duro, sì, è duro. Adesso va tagliato molto sottilmente, per questo senso. La radice lasciategliela finché non arrivate qua, perché vi tiene insieme il cavolo, altrimenti foglie da tutte le parti. Mettete i guanti se non volete le mani rosse. Usate la fettatrice. Se non avete la fettatrice, io non ce l'ho la fettatrice a casa, usate una mandolina. O se no il coltello, bello lungo, tagliate fine, più fine che riuscite, senza fretta. Quindi sottile. Più sottile è, meglio è. Quasi trasparente. Vedete che il bianco che tiene insieme tutto quanto? Adesso noi tagliamo fino qua, diciamo il primo centimetro del bianco. Quest'ultimo pezzo un po' scassato intorno alla radice invece bisogna finirlo a mano. Tagliatelo senza fretta, appoggiate la punta sull'asse e andate giù appoggiandovi alle dita, senza lasciare le unghie sotto la lama. Sottile, senza fretta, perché deve essere davvero sottile. Attenzione alle dita, mi raccomando. Quando arrivate al culetto in fondo, dateglielo al coniglio. Se non avete il coniglio, procuratevi un coniglio. Scegliete una bella bacinella grande, comoda. Deve essere comoda per poter mischiare. Io oggi con questo cavolo farò un poké per mia figlia e un po' di cavolo marinato per me e per Beatrice, da mangiare a tavola, a mezzogiorno. Bisogna farlo marinare. Io farò una marinatura di 2 ore. 2 cucchiai di aceto bianco oppure di aceto di mele se preferite. Potete usare anche il limone, però con l'aceto è più buono. E poi il sale, una dose normale di sale, una presa. Guardate dove ho messo l'aceto, ha già cambiato colore, è diventato color fucsia. Bisogna dargli una bella girata, L'aceto deve arrivare ovunque e tutto diventerà di quel colore fucsia lì. Attenzione che il cavolo è compresso, Voi lo vedete piccolo, ma non è tanto piccolo. Quando lo tagliate diventa tanto, quindi non fatene troppo. Se avete fatto le mani viola quando l'avete tagliato, voi mischiatelo con le mani, così il viola viene via, Adesso questo qua deve fare almeno 2 ore di marinatura a temperatura ambiente, oppure lo potete fare la sera per la mattina per la sera, però lo coprite, lo mettete in frigorifero, potete usare anche un po' meno di aceto se fate il tempo più lungo. Dopo un paio di ore, anche di più se volete, gli ho fatto fare anche una mezz'oretta sul tavolo senza coperchio, senza niente, così l'eccesso di aceto, di acidità è andata via, è rimasta una roba molto dolce, buona, marinata, è calata un po' di volume. Adesso vedete sul fondo non ci sono particolari quantità di liquidi, la possiamo condire. Tutti questi ingredienti che metto adesso dentro nel cavolo sono tutti facoltativi meno uno. La cipollina, questa ce la dovete mettere perché è veramente dà un tocco in più. Tutto il resto è facoltativo, quindi se volete lo mettete, se non volete non lo mettete. Tutto tritato finemente, abbastanza finemente. Olive nere, buone. Cetriolino. Capperi. Acciughina.
prezzemolino fresco. Cipolla fine. Il sale non ci va perché l'abbiamo messo prima e quello mica evapora. L'aceto non serve perché un pochino è rimasto. Olio extravergine abbastanza abbondante, olio buono però, non mettetemi l'olio di semi, mettete un olio extravergine buono. E gli diamo una bella mischiata. Tutti questi ingredienti che abbiamo messo adesso li potete anche mettere dentro in un frullatore e fate un'emulsione, una cremina, e così invece dei pezzettini avete l'emulsione. Io preferisco i pezzettini, infatti ho fatto pezzettini. Mischiare allegramente. Come si serve e perché si mangia, dove si mangia? È un antipasto, tecnicamente è un antipasto, una marinatura è un antipasto, però volendo si può mangiare anche come contorno. Oppure, in questo caso ne ho fatto un po' senza acciughina per mia figlia, che è vegetariana, come componente magari per insalatone. Lei stamattina, papà mi fai un poke vegetariano, un poke o poke, come cavolo si dice, insalatona. Sì, un poke, insalatona. Io credo che l'unica differenza che ci sia tra i poke e l'insalatone è che nei poke non c'è lo spazio per girare la roba, basta. Comunque questo è poke vegetariano con uovo. La differenza di servizio magari tra il cavolo come contorno e il cavolo come antipasto è che nell'antipasto lo dovete mettere in un piatto o in un vassoio, mentre invece se è come contorno va bene, che va benissimo se lo lasciate dentro nell'insalatiera. Piattino l'ho fatto, bello, pronto da essere messo in mezzo al tavolo. Io naturalmente l'assaggio io lo faccio con i rimasugli, tutta la ciafrusaglia che è rimasta sotto qui, ma anche in fondo resta tutti i pezzi più piccolini, rigorosamente col cucchiaio, pezzettini di oliva, di cappero, e questa roba qui è il meglio del meglio, resta sempre in fondo. Salute. Come si serva? Sì, mi hai detto mischiare allegramente. Tralallero, tralala. Ho fatto un bel paio di forchettate, già ogni volta che passavo davanti facevo una forchettata. Andiamo? Quindi? Andiamo. Vado. Quindi ce n'è già meno, perché te ne hai mangiato metà. Stai registrando. Prima di fare il cavolo marinato, però vi devo chiarire una cosa. Questo è un cavolo cappuccio rosso. A differenza del cavolo cappuccio bianco, è rosso.